Alienware, un marchio riconoscibile quanto la mela dell'Apple. Personalmente sono sempre stato un fan della serie Alienware della Dell, però a causa dei prezzi molto alti e della completa inesistenza nei negozi fisici, non sono mai riuscito a possederne uno. Fino ad oggi. Questo è infatti il primo prodotto Dell in generale, nonché Alienware allo stesso tempo, che finalmente possiedo. E adesso facciamo un unboxing veloce e vediamo tutte le caratteristiche interne ed anche esterne. Come prima cosa, noterete che la confezione è una semplice valigetta. Abbiamo qui il manico, perché all'interno di questa scatola color cartone c'è la vera scatola del portatile. Qua sotto abbiamo quindi il logo Alienware e qua sopra in alto abbiamo il logo della Intel. Infatti, dentro questo computer troviamo un Intel i7 7700HQ di settima generazione. Poi troviamo anche, scusate ma ho perso il taglierino normale, quindi lo apriamo in modo un pochettino barbarico. Perdonate il modo, però purtroppo devo sbustarlo un po' tipo pacchetto di Natale. Inoltre troviamo una scheda grafica GTX 1060 da 6 GB GDDR5, 16 GB di RAM DDR4 da 2666 MHz, quindi molto molto più performante rispetto a quella del mio PC desktop. Quindi tecnicamente questo portatile qui potrebbe essere addirittura più potente del mio desktop, tecnicamente, ma ovviamente con i benchmark vedremo veramente quanto se la giocano. Ad ogni modo, una volta tolta questa carta extra, spero che sia il lato giusto, sia il lato giusto, all'interno troveremo la vera confezione del portatile. Ok, eccolo qua. Eccolo tutto di Questa è la pezzo. vera scatola del portatile, la vera confezione col quale questo portatile effettivamente nasce. Ok, perfetto. Questa non serve più. Questa, diciamo, valigetta si apre in un modo abbastanza specifico. Bisogna infatti premere la maniglia verso l'interno e in questo modo si può sollevare la scatola interna intera. Quindi inseriamo la maniglia dentro la scatola così e andiamo a sollevare. E come prima cosa nella scatola vedremo il portatile in sé, che comunque, come ogni unboxing, il prodotto in sé è l'ultima cosa che vedremo. Quindi, processore Intel i7 7700HQ di settima generazione, a 3,8 GHz con Turbo Boost, scheda grafica GTX 1060 da 6 GB GDDR5, 16 GB di RAM DDR4 da 2666 MHz, SSD NVMe M2 da 128 GB, più un hard disk SATA da 7200 RPM da 1 TB. E queste sono, diciamo, le specifiche principali. E ovviamente, come tutti gli Alienware, è customizzabile, quindi il mio modello ha queste specifiche. Però ovviamente ci sono diversi modelli che si possono customizzare con altre specifiche diverse. Io ho lasciato ad esempio il display base Full HD senza Tobii Eye Tracking, perché anche quando l'avrei usato pochissimo e quindi sarebbero stati dei 150-200 euro in più,
quasi per nulla. Alla fine 1080p per 17 pollici di display, diciamo che è quantomeno sufficiente. Comunque sia, adesso vediamo il contenuto della confezione, quindi a parte l'Alienware di per sé. Quanto riguarda il peso di questo portatile è di circa 4,90 kg, una cosa del genere. È molto grosso, non è pesantissimo come fanno credere alcuni, però è decisamente di un materiale di alta qualità. All'interno della scatola, quindi sotto il portatile di per sé, troviamo della documentazione con un libretto che ci mostra diverse caratteristiche del portatile di per sé, connettere cavi USB, cose del genere. Ok, va bene. Poi ovviamente abbiamo la garanzia in una semplice scatolina nera da conservare ovviamente all'interno della scatola per non perderla. Poi abbiamo questo foglietto che ci fa vedere una sorta di storia dell'Alienware, della linea di prodotti Alienware della Dell. Ok, potete mettere in pausa qua il video se volete leggerla. Ok, mettete in pausa il video se volete leggerlo e andiamo avanti. Poi in questa scatola qui dietro, che si solleva in questo modo, si apre così, troviamo ovviamente il caricabatterie bello massiccio con il cavo di alimentazione, ovviamente, e anche un cavo per la presa elettrica, ovviamente di stile europeo perché siamo in Italia, siamo in Europa, quindi è di stile europeo. E questo di qui è il nostro caricabatterie, come potete vedere, è un bel mattoncino, non è esageratamente grosso, o meglio ancora, non sono due alimentatori che vanno collegati al portatile, come ad esempio il Predator 21X, però comunque è un bel mattoncino, che non è neanche molto pesante. E questo è il contenuto della scatola. E poi sotto questa gomma qui non abbiamo nulla, credo anzi sia incollata alla scatola stessa. E a questo punto posso anche richiuderlo in maniera molto semplice, facendo scorrere la maniglia sotto la fessura. Si chiude semplicemente così. Questo è l'Alienware 17 R4 modello del 2017. Come si può vedere, ha una rifinitura in alluminio per niente cheap. Il resto quindi è alluminio e plastica. Come si può vedere, la struttura del laptop è molto semplice. Ha una leggera forma trapezoidale con il logo dell'Alienware sulla parte in alluminio. Abbiamo poi all'interno una sorta di gomma dove vanno poggiati i palmi delle mani e abbiamo anche le diverse uscite per la ventilazione. Adesso vediamo le porte esterne del PC che si trovano ai lati sinistro e destro e ovviamente sul retro. Nella parte posteriore del PC troviamo la porta di alimentazione per il caricabatterie da 180 W, la porta per l'Alienware Graphics Amplifier, una porta Thunderbolt 3, un'uscita video HDMI 2.0, un'uscita video mini display 1.2 e, a differenza di altri portatili, una porta di rete Gigabit RJ45 Killer Networks E2400. Sul lato sinistro invece troviamo la porta Noble Lock per bloccare il portatile con i cavi di sicurezza, normalmente usata quando i portatili vengono esposti nei negozi per evitare che vengano rubati. Un'area di ventilazione, una porta USB 3.0 di tipo C ed una di tipo A, ed un ingresso ed uscita audio per jack da 3,5 mm. Mentre sul lato destro c'è soltanto un'altra area di ventilazione ed una porta USB 3.0 di tipo A che soffre la solitudine. Seriamente, uno slot per scheda SD l'avrebbero pure potuto aggiungere con tutto lo spazio che c'è, e invece hanno preferito lasciarlo così com'è. Di conseguenza, mancando lo slot dedicato alle schede SD, dovrò sempre portarmi dietro l'adattatore USB per poter inserire la mia scheda SD della Reflex. Per fortuna esistono adattatori per tutto. Ok, quasi per tutto.
E adesso quindi vediamo com'è costituito l'interno del PC. Per interno intendo dire i componenti interni, cosa si vede aprendo il pannello posteriore. Scopriamolo subito. Accedere ai componenti interni è molto semplice. Basta infatti svitare le sette viti che si trovano qui, 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 qui e qui. Al momento però non ho un cacciavite abbastanza piccolo per aprirlo, quindi faccio vedere comunque una foto dell'interno e cosa si vede quando si apre il pannello. Abbiamo accesso ai componenti principali del portatile: l'hard disk SATA, gli slot PCI Express per gli SSD NVMe, l'SSD M2 e di due slot per le RAM DDR4 SODIMM. Questo è uno speaker extra dedicato a gestire i bassi e non è un vero e proprio subwoofer. Queste sono le due ventole per la dissipazione principale, che spingono l'aria calda verso l'esterno attraverso queste griglie sui lati e sul retro del portatile. Inoltre, dissipano anche l'aria calda prodotta dalla GPU e dalla CPU. È partito il fax. Inoltre dissipano anche l'aria calda prodotta dalla CPU e dalla GPU. Bene, adesso che abbiamo esaminato tutti i componenti interni ed esterni del PC, è il momento di esaminare adesso il vero interno del PC, ovvero quello che ci appare subito appena solleviamo il coperchio e abbiamo accesso ad una tastiera meccanica completa con un tasto numerico, 5 tasti configurabili, programmabili, un trackpad a mio parere molto piccolo, ma adesso vedremo nel dettaglio cosa intendo tra pochissimo, e due tasti anche per poter cliccare col trackpad stesso, una fotocamera con IR, ovvero con sistema ad infrarossi, che è molto comodo ad esempio per Windows Hello, e il mio modello, come ho detto all'inizio del video, non ha il Tobii Eye Tracking, quindi quella barra nera che si vede in alcuni video di unboxing, di benchmark e recensioni dell'iOS 17, il mio non ce l'ha. Perché infatti ho lasciato il display base Full HD 1920x1080 300 nit e devo dire che comunque come display è abbastanza piacevole, è abbastanza grande. 120 centimetri. Ancora non l'ho acceso, ma lo accendiamo subito. Accendiamo subito il portatile premendo il tasto con il simbolo dell'Alienware qua sopra. Spero che ci sia un po' di batteria rimanente. Ok, perfetto, c'è un po' di batteria. Questo è l'avvio. Vedremo ancora meglio il sistema e tutto il resto, Windows 10 Home, versione Home, perché ho lasciato quello che c'è, e vedremo alcune caratteristiche ancora meglio tra pochissimo. Questo comunque è il primo avvio, voglio registrarlo così improvvisando un po' perché voglio appunto farvi vedere un po' com'è il primissimo avvio di un Alienware 17 che non si vede in moltissimi video, molti fanno l'unboxing o fanno direttamente la recensione senza far vedere nulla. Comunque sia, all'inizio ci fa scegliere la lingua. Io scelgo italiano perché questo portatile in particolare lo condividerò con mia madre che preferisce Windows 10 in italiano. Io preferisco i sistemi esclusivamente in inglese, però comunque sia, non ha importanza. Quindi mettiamo italiano. Ciao, sono Cortana e sono qui per aiutarti. Sentite la qualità Una del. piccola registrazione qui. Dopo attiva la funzionalità Wi-Fi e il tuo computer sarà pronto per tutto ciò che vorrai farci. Puoi utilizzare la tua voce o la tastiera durante l'operazione e se Ok, vuoi farmi figo. stare in silenzio, ti basta selezionare l'icona del suono. Se Sì. necessiti di un'utilità per la lettura dello schermo che ti fornisca assistenza, premi contemporaneamente i tasti Windows, CTRL e invio per abilitare l'assistente vocale. Ok, la silenziamo perché vorrei poter parlare in questo video, quindi. Come avete sentito, ora dal microfono della Reflex sicuramente non renderà molto, però si sente abbastanza bene l'audio. Quindi, come prima cosa, quindi abbiamo la configurazione di Windows 10, normalissima. Ok, lasciamo il layout della tastiera italiana. Aggiungo anche il layout inglese, perché è utile per ad esempio DOSBox e alcune cose con il prompt dei comandi. Allora, il trackpad
Non dà quella sensazione che mi danno alcuni trackpad di alcuni portatili, però comunque sia è abbastanza sensibile, sì. Scommetto che con questo trackpad funzionerà anche la penna, quella per gli schermi touch, perché mi sembra quasi una specie di mini touchscreen al tatto. Ok, mettiamo quindi anche il layout inglese. Poi molte cose le taglio. Ok. A questo punto ci appare il contratto di licenza, ok, accettiamo. E adesso ci connettiamo alla rete. Mi connetto tramite wifi da questa stanza perché non ho passato il cavo di rete fino nel salone, quindi mi connetto tramite wifi. Ok, a questo punto controlla se ci sono aggiornamenti. Intanto mentre cerco gli aggiornamenti vi parlo un po' della tastiera. Ho avuto adesso modo di scrivere, ho scritto la password del mio wifi e mi sembra una tastiera molto comoda. È una tastiera meccanica, stranamente. Non ha la stessa sensazione delle tastiere, quelle come ad esempio la tastiera del Acer Aspire V5. Comunque sia, mi sembra quasi una tastiera meccanica. Come potete vedere, le ditate nella superficie in cui appoggiano i palmi, si appoggiano i palmi delle mani, restano abbastanza marcate. Quindi non è il massimo del materiale questo di qua per evitare le ditate e vanno via a fatica. Inoltre anche il trackpad, ora è difficile da vedere col video, anche il trackpad già con i pochi utilizzi che ho fatto è già pieno di ditate, che appunto è quello che ci si aspetta da un touchscreen. Alla fine succede quasi sempre così. Ok, a questo punto si sta riavviando da solo, forse ha controllato gli aggiornamenti, li ha fatti in background, non so cosa stia facendo. È cambiato il colore della schermata di Windows, col colore Alienware. Infatti tutte le immagini di questo portatile che si trovano su Google hanno quasi sempre questo colore, sia come luminosità che come altro. Anzi, quando l'ho acceso mi aspettavo di trovare proprio questo colore, invece ho la tastiera con i LED blu, come si può vedere qui, retroilluminata. E come retroilluminazione è anche molto bella. Digita il tuo indirizzo email o il tuo numero di telefono, poi segui le istruzioni per accedere. Ok, non faccio il login, non faccio adesso il login. Mi connetto con l'account offline e mettiamo il mio nome. Ok. La solita pass. Scrivere con questa tastiera per questo motivo è piacevole. Ok, questa è la feature di Windows Hello, quella che vi dicevo poco fa, che infatti consiste nel rilevamento facciale tramite gli infrarossi della webcam. Infatti l'Alienware G7 è dotato di una webcam con il sensore infrarossi, che è molto utile per questa feature. Ok, configuriamolo. A questo punto avremo la vista della webcam infrarossi, che andrà a scannerizzare la nostra faccia. Possiamo anche impostare adesso un pin numerico per nel caso non dovesse funzionare per questo motivo il sensore. Possiamo scegliere con un pin. Ok. Ok, impostiamo Cortana come assistente personale. Quindi abilitiamo il riconoscimento vocale, disattiviamo questo, disattiviamo la diagnostica, disattiviamo gli annunci pertinenti e lasciamo la posizione. Ok.
A questo punto possiamo inserire l'ultima fase dell'impostazione di Windows 10. Come potete vedere è un setup custom, perché infatti ad esempio qua appare aggiornamenti Alienware, quindi è un setup di Windows 10, un setup custom che la Dell appunto ha modificato apposta per questa via dei prodotti. Possiamo qua mettere il nostro nome, cognome, la zona, l'indirizzo email per poter avere supporto e per poter avere anche delle informazioni, aggiornamenti per quanto riguarda Alienware, che adesso vado a configurare. Ok, a questo punto le mie informazioni sono corrette, sì. Aggiornamenti del sistema, vediamo dire quando aggiornamenti sono disponibili per il mio software Alienware, ok, va bene. Supporto semplificato, inviare il codice di matricola, numero di serie, questo switch Alienware per il mio supporto fornito. Ok, lasciamo tutto, abitiamo tutto, almeno per ora. Ok, a questo punto dovremmo aver quasi finito, che è l'ultimo passaggio. Vediamo, dai, sentiamo cosa dice. Modalità vocale attiva. Ciao. Ok, ci siamo. Abbiamo completato il setup introduttivo che non si vede quasi mai in nessun unboxing e recensione di questo portatile, e io ve l'ho fatto vedere. Nonché anche ho cercato YouTube da cima a fondo, non ho trovato nessun video come quello che state vedendo in italiano, quindi un video che comprenda unboxing, benchmark e una sorta di recensione all'interno tra i due che lega un po' tutto. Non ho trovato nulla del genere in italiano e quindi spero di poter colmare questo buco che c'è su YouTube fornendovi appunto un video che comprende tutto questo. L'unboxing l'abbiamo appena fatto, adesso quindi non ci resta che passare ai benchmark e infine vi dirò un po' le mie opinioni finali. Come benchmark, come software di benchmark, andrò a utilizzare Cinebench R15 per fare il benchmark della CPU. Andrò a utilizzare anche Atto per testare la velocità dell'SSD NVMe M2 e anche l'hard disk da 1 TB SATA 3. E infine andrò a utilizzare 3DMark con FireStrike Ultra e TimeSpy per testare ovviamente la scheda grafica. E vi darò anche un'opinione personale per quanto riguarda il rumore delle ventole. Se è molto rumoroso, se è molto silenzioso, figo, c'è anche il desktop custom. E anche per quanto riguarda la temperatura, quindi quanto riesce questo case e questa ventilazione a mantenere fresca la GPU e la CPU. Quindi metto i software di benchmark e vi faccio vedere un po' tutto il resto. Ok, i benchmark e la recensione finale li metterò nella seconda parte del video perché sta diventando un video troppo lungo, quindi ho deciso di dividerlo in due parti. Quindi guardate la seconda parte del video per i benchmark e per la recensione finale.